Grazie, ciao ragazzi, eccomi qua, come vedete dal cappellino questo è il mio primo video dopo la mia laurea e mi sono laureata con la toga e il tocco che a me piacciono tantissimo e quindi ho pensato perché no, iniziamo il video in maniera un pochino diversa dal solito. Volevo parlarvi un pochino di quella che è stata la mia esperienza universitaria. È un video che molti di voi mi hanno chiesto, è un video che vi avevo promesso da tanto tempo, come quello dei guadagni di YouTube, quanto guadagno su YouTube, sulla monetizzazione, tutti i meccanismi che ci stanno dietro alle collaborazioni e ai network. Se vi interessa vi lascio il link qui perché so che è un video interessante, non ce ne sono in italiano di così dettagliati e specifici, quindi penso che potrebbe interessarvi. Allora, veniamo a noi. Io vi parlerò in questo video quindi della mia esperienza universitaria e un pochino del mio percorso formativo e di studi. Dopo le medie ho deciso di iscrivermi al liceo classico perché sono sempre stata una grande appassionata di letteratura, le mie materie preferite erano storia, italiano, quindi diciamo che leggevo tantissimo e quindi non ho avuto dubbi, mi sono iscritta subito al liceo classico. Il liceo classico era abbastanza come me lo aspettavo, nel senso che è un liceo che richiede molte ore di studio, molto impegno, molta fatica. Io comunque, pur essendo stata sempre brava a scuola, ho dovuto mettere molta energia e molto impegno per riuscire ad ottenere dei buoni risultati e in generale sono stata soddisfatta della mia esperienza, diciamo, da liceale. Le materie come latino e greco sono delle materie molto ostiche, molto complesse. Si dice che chi è bravo in matematica, comunque nelle materie di logica, sia bravo anche in greco e latino. Non so se è vero, nel senso che io sono dell'idea che la logica dei numeri sia comunque molto differente rispetto alla logica delle parole, quindi è molto diverso, diciamo, risolvere un problema di tipo matematico-scientifico e fare una versione di greco o di latino. Quindi diciamo che personalmente io in greco e latino comunque non ero bravissima, pur diciamo andando bene in tutte le altre materie. Dipende però molto anche secondo me dagli insegnanti che incontrerete. Io ad esempio in greco e latino non sono stata fortunata, nel senso che ho avuto un insegnante che diciamo mi portava quasi ad odiare quelle materie, perché comunque mi sentivo abbastanza frustrata sfiduciata delle mie capacità, come la maggior parte dei miei compagni di classe, e quindi diciamo che do un po' la causa anche a questo. In generale però l'esperienza del liceo mi è servita molto, è un liceo che ti insegna veramente a studiare, quindi se siete volenterosi, se amate in generale la letteratura, se vi piace tanto scrivere, se vi piace tanto leggere, se non vi spaventa passare tante ore durante i vostri pomeriggi a studiare, io ve lo consiglio assolutamente. Il liceo classico mi ha permesso di affrontare in modo molto diciamo rilassato l'università. Io ho deciso di iscrivermi a giurisprudenza, in particolare indirizzo penale e criminologico, diciamo che avevo fatto diritto al liceo ma soltanto per un anno, credo, comunque non in maniera approfondita, quindi non sapevo in realtà se mi sarebbe veramente piaciuto studiare diritto e se la facoltà di giurisprudenza era quella giusta per me. Quindi è stato un momento abbastanza complesso quello della scelta, nel senso che io mi sentivo proprio che era la cosa giusta, ma non sapevo realmente se effettivamente lo era, nel senso che era più un'intuizione che una certezza, non avendo mai studiato quelle materie. Mi sono informata sulle varie università, nel senso che comunque ho guardato la statale, la cattolica, la Bocconi, tantissime università anche a Pavia, più lontane, più vicine. Ho guardato un pochino il curriculum dei professori prima di iscrivermi, ho visto che tanti professori insegnano sia nell'una che nell'altra università e poi ho fatto la mia scelta. Quindi questo è un consiglio che vi do per quanto riguarda la scelta dell'università: informarvi prima. Io ad esempio le ho visitate tutte, ho fatto delle domande agli studenti, sono andata in segreteria, ho visto se mi piaceva la struttura,
cultura, ho guardato il curriculum dei professori, ho visto quali professori erano gli stessi nelle diverse università, le varie materie del piano di studi, gli orari delle lezioni, quindi un pochino tutto e poi ho fatto la mia scelta. Sono stata soddisfatissima, l'esperienza universitaria per me è stata meravigliosa e bellissima e la rifarei altre 100 volte, nel senso che è stata molto più, dal mio punto di vista, sia divertente ma anche mi ha soddisfatto maggiormente rispetto al liceo, forse perché l'ho vissuta anche in un'età diversa, un pochino più matura e consapevole delle mie scelte, diciamo. Diciamo che quello che è importante secondo me nell'università, e che poi vi spiegherò in un secondo video successivo a questo che riguarda il mio metodo di studio, è riuscire ad organizzarsi, nel senso che non è come al liceo dove ci sono delle diciamo delle verifiche tutte le settimane, quindi voi sapete che avete 4 giorni, 8 giorni, 12 giorni per preparare una determinata verifica, una determinata interrogazione. In questo caso magari voi avete diversi mesi davanti a voi prima dell'esame, se però non iniziate a studiare da subito e fate come molti che dicono studio tutto all'ultimo, probabilmente, non capita a tutti, ma nella maggior parte dei casi vi ritroverete indietro con gli esami. Io sono riuscita sempre ad ottenere ogni anno la borsa di studio, quindi sono 5 anni giurisprudenza, ciclo unico, è una laurea magistrale, quindi non è un 3 più 2, ho ottenuto sempre la borsa di studio, questo significa che ho sempre dato tutti i miei esami, che sono circa 7 all'anno, alcune volte 6, forse un anno sono stati 8, comunque di media sono 7 esami all'anno, li ho dati sempre tutti in tempo, nella data che mi ero prefissata. Questo mi ha permesso di laurearmi perfettamente in tempo, con una media abbastanza alta e un voto di laurea decisamente alto. All'università voi dovete fare una scelta, nel senso, una cosa non esclude l'altra, ma è importante che abbiate chiaro il vostro obiettivo. Dovete capire che in alcuni momenti dovrete scegliere se mantenere una media molto alta oppure laurearvi in tempo, nel senso che vi capiterà, se date sempre tutti gli esami in tempo, che magari, e ovviamente è umano, un esame non va come vi aspettavate, nel senso che magari vi aspettate di prendere un voto molto alto, che potrebbe essere 30, 29, 28, e magari prendete 26. 26 è un bellissimo voto, magari prendete 24, 25, sono bellissimi voti, ma dovete decidere se ridare l'esame e quindi magari rimanere un pochino indietro e laurearmi un pochino in ritardo, oppure andare avanti e quindi laurearvi giusti. Io cercavo sempre di mantenere una media alta, quindi di studiare tanto e di andare sempre preparata agli esami. Non sono mai andata ad un esame senza sapere di aver fatto il meglio che potevo fare, cioè io sapevo tutto il programma. Ovviamente è umano sbagliare e soprattutto gioca tantissimo la fortuna, l'umore del professore. Comunque sono a giurisprudenza, la maggior parte degli esami sono orali, questo significa che non c'è, e mi spiace dirlo però è vero, non c'è una valutazione oggettiva e obiettiva. Nel senso che la valutazione è anche, ovviamente viene valutato il contenuto delle vostre risposte e la vostra preparazione, però venite valutati anche voi come persona, gioca molto la fortuna, le domande che vi fanno, che ovviamente essendo interrogazioni orali non sono uguali per tutti ma sono diverse per tutti, e l'umore del professore in quel momento, in quel giorno, chi vi interroga anche, perché siete interrogati da professori diversi. Spesso ci sono esami in cui si sa, magari il docente di ruolo è un pochino più, non largo di voti, però fa domande magari meno complesse o pretende di meno rispetto all'assistente o viceversa, quindi diciamo giocano tantissimi fattori in un'interrogazione orale, molto meno in un esame scritto. A giurisprudenza ad esempio ci sono tanti esami di economia, quelli erano quasi sempre scritti, e in questo caso diciamo è molto più facile ricevere una valutazione di tipo oggettivo, nel senso che le domande che vengono fatte sono uguali per tutti, le risposte sono scritte, quindi c'è un punteggio e quello è il voto. Purtroppo, o per fortuna, dipende, la maggior parte degli esami a giurisprudenza sono orali. Questa facoltà la consiglio
diciamo a tutti quelli a cui piace parlare tantissimo, tipo a me piace tantissimo comunicare, ogni forma di comunicazione, dalla comunicazione orale alla comunicazione scritta, e quindi se vi piace tanto scrivere, tanto parlare, se vi piace studiare, soprattutto quello che secondo me molti giovani non riescono a capire è quanto la facoltà di giurisprudenza sia un tipo di studio veramente concreto ed attuale. Questo significa che quello che studiate, è vero che sono una serie di norme, di regole, di leggi all'interno dei codici, possono essere delle cose, sembrare delle cose completamente astratte, ma in realtà non c'è niente di più concreto di quello, perché andate a imparare com'è la regolamentazione del vostro ordinamento giuridico, che è una cosa importante da sapere. Ovviamente se uno è un operatore del diritto lo saprà in modo molto approfondito, se è una persona diciamo comune che magari ha studiato altre cose, ad esempio una psicologa o qualsiasi altra persona, o un panettiere o una segretaria o un medico eccetera, comunque un minimo di cultura del diritto io lo consiglio sempre, nel senso che è sempre importante secondo me conoscere certe cose del proprio sistema giuridico e come un po' funziona. Diciamo che la facoltà di giurisprudenza, se non l'avete capito, quindi a me è piaciuta tantissimo. Ovviamente ci sono stati dei momenti complessi, dei momenti un pochino magari difficili, nei quali magari un esame non va proprio come volevate. Io ad esempio sono stata fortunata, nel senso che non sono mai stata bocciata a nessun esame, quindi sono, mi sembra, 33 esami, non sono mai stata bocciata, però ovviamente ci sono stati degli esami in cui mi aspettavo un voto più alto o molto più alto, invece non è stato così. È umano essere bocciati, è umano che un esame vada un pochino peggio di come si pensava che andasse, quindi fa un po' parte tutto del gioco della vita e della formazione. 5 anni sono lunghi e possono capitare diverse cose durante questi anni. L'importante secondo me è tenere sempre presenti i propri obiettivi e non lasciarsi scoraggiare, questa è la cosa più importante. Durante l'esperienza universitaria ho conosciuto tante persone, tanti nuovi amici, appunto colleghi universitari, persone con le quali sono rimasta in contatto, altri invece con i quali ho perso i contatti. Vi capiteranno tante cose, ma saranno tutte cose che arricchiranno la vostra vita, vi aiuteranno a migliorare voi stessi e la vostra personalità, a rendervi maggiormente consapevoli delle vostre capacità, dell'avere fiducia in se stessi, che è una cosa molto importante. In generale quindi io consiglio giurisprudenza. In alternativa io diciamo che la mia alternativa sarebbe stata quella di fare medicina e quindi poi specializzarmi in psichiatria. L'ho scartata perché diciamo sebbene sia un lavoro che mi piacerebbe tantissimo fare, sapevo che come percorso di studi per me forse non era adatto, perché non sono mai stata una cima in matematica, in fisica e a medicina ovviamente tutte quelle materie scientifiche contano molto e sono molto importanti. Quindi per questo io vi dico, guardate anche il piano di studi, le materie, gli esami che dovrete affrontare, se sono degli esami che vi possono piacere, se sono degli esami per cui siete particolarmente portati o con i quali vi sentite affini, secondo me è la cosa migliore. Tanti si chiedono se è importante, diciamo al momento della scelta dell'università, cercare di capire se quell'università quali sbocchi lavorativi porterà. In realtà, secondo me, è un po' inutile fare un discorso di questo tipo al giorno d'oggi, perché con la crisi che c'è nel nostro paese e in Italia, praticamente qualsiasi tipo di studio, di percorso universitario, porta, diciamo, da un piano astratto a tantissimi sbocchi lavorativi. Poi da un punto di vista concreto la crisi è talmente tanta e le aziende assumono talmente poco che qualsiasi facoltà in questo momento voi andreste e andrete a scegliere, avrete comunque delle grosse difficoltà a trovare lavoro. Io ho amici laureati in ingegneria elettronica, ingegneria informatica, ingegneria gestionale, che si dice essere la facoltà forse migliore da poter scegliere in questo momento perché c'è una maggiore richiesta,
in realtà fanno fatica a trovare lavoro. Però poi se volete un video, perché questo sta diventando veramente lungo, se me lo richiederete, perché so che è un video abbastanza diciamo specifico, sugli sbocchi lavorativi di giurisprudenza, quindi sulla carriera forense in generale o su altri tipi di sbocchi per quanto riguarda giurisprudenza, fatemi qualsiasi domanda vi passi per la mente, qualsiasi consiglio, qualsiasi informazione di cui avete bisogno, sarò lietissima, felicissima di rispondervi con un video, con un commento qui sotto, messaggi privati, eccetera. Mi piacerebbe tanto che voi condivideste questo video, perché è un argomento che mi appassiona e penso che si sia visto, e quindi mi piacerebbe che questo video insomma giri un po' anche proprio per aiutare quelle persone che si trovano in questo momento ad affrontare la scelta dell'università, oppure in un momento in cui hanno scelto un'università ma non gli piace, non sanno se cambiare o no. Vorrei insomma che attraverso le mie parole riuscissero un pochino forse a ragionare e a trovare quello spunto in più per capire qualcosa in più di se stessi e diciamo delle scelte per il proprio futuro. Iscrivetevi al canale e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!